Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle. Siete pronti a tornare negli anni 80? Riporteremo in un meraviglioso viaggio nel tempo attraverso i film e le colonne sonore di quel favoloso decennio. What a Feeling! Un fantastico viaggio nelle colonne sonore e nei film degli anni 80. Allacciate le cinture della DeLorean, che si parte! Ciao amici e benvenuti alla quinta puntata di What a Feeling, un fantastico viaggio nelle colonne sonore e nei film degli anni 80. Io sono Alex Starlight e insieme a Doc e la nostra DeLorean nella prossima ora faremo un altro incredibile viaggio attraverso i più bei film degli anni 80 e le loro fantastiche colonne sonore. Come sempre andremo alla scoperta di classici, ma anche di film veramente sconosciuti. Quindi se siete pronti, allacciate le cinture della DeLorean che si parte! La prima tappa di oggi ci porta nel 1986 alla scoperta di tantissime curiosità legate a un film epocale, un film che veramente è uno dei fondamenti degli anni 80. Quando si pensa al cinema degli anni 80, questo è uno dei primissimi titoli che viene sempre in mente. Eh sì, amici, sto parlando naturalmente di Top Gun. La trama famosissima ruota attorno a Pete Maverick Mitchell, interpretato da Tom Cruise, a cui viene offerta la possibilità di partecipare alla prestigiosa scuola di aviazione americana Top Gun insieme al suo migliore amico Goose. All'accademia incontrerà e si innamorerà della sua istruttrice Charlie, interpretata da Kelly McGillis, ma durante la nostra storia arriverà a fare i conti anche con se stesso. L'idea di realizzare Top Gun venne da un articolo dal titolo Top Guns di Heud Yonai, pubblicato nel maggio del 1983 nella rivista California. Questo articolo parlava della storia di due piloti della base di Miramar, la Naval Air Station, soprannominata appunto Top Gun. Il successo del film sarà fenomenale, grazie anche alla sua meravigliosa colonna sonora, che considero una delle più belle di tutti gli anni 80. La canzone principale del film, Danger Zone, fu scritta da George Moroder insieme a Tom Whitlock. Tom Whitlock era il suo meccanico, ma siccome era un grande appassionato di musica e il suo desiderio era quello di scrivere testi di canzoni, Moroder gli diede questa possibilità e così insieme scrissero Danger Zone. Inizialmente la canzone venne affidata ai Toto, che però rinunciarono per conflitti legali coi produttori del film. Furono contattati anche Carey Hart e gli Starship, ma alla fine anche loro rinunciarono. Quindi Moroder e Tom Whitlock si erano trovati a questo punto senza il cantante per la canzone principale del film. Nel frattempo, tra i 400 musicisti che si erano proposti con le loro canzoni per la colonna sonora di Top Gun, Kenny Loggins, che era reduce dal successo planetario di Footloose, decise di proporre un suo pezzo per la scena della partita beach volley, ovvero Playing with the Boys. Aveva appena finito di registrarla quando Moroder si rivolse a lui e chiese se appunto se la sentiva di cantare Danger Zone. Inizialmente non sapeva come interpretarla, quindi si ispirò a Tina Turner e alla fine venne fuori quello che diventerà il suo più grande capolavoro. Taking you to touch and go. Hide away.
inizio esplosivo, ma ormai lo sapete. Ogni volta che parte una puntata di What a Feeling mi piace sempre iniziare con queste canzoni che ci danno una carica pazzesca, che è la carica che amo di più, la vera energia anni 80. E a proposito di energia, adesso la nostra macchina del tempo ci porta ad un altro film che ha una colonna sonora veramente energica, veramente molto molto bella. Andiamo avanti di un anno, andiamo al 1987, alla scoperta di un film diretto dal mio regista preferito. Eh sì, amici, è il momento anche di introdurre il primo film del mio regista preferito, che è Joel Schumacher. Il film in questione è Ragazzi Perduti, The Lost Boys. La nostra storia si svolge nel paesino di Santa Carla, dove si sono appena trasferiti i fratelli Sam e Michael Emerson. Quando Michael incontrerà e si innamorerà di una ragazza di nome Stella, verrà a contatto anche con il suo ragazzo David, capo di una banda di teppisti. Michael scoprirà presto, suo malgrado, che loro non sono altro che vampiri e che riusciranno a iniziare a trasformare anche lui in uno di loro. Sarà suo fratello Sam, con l'aiuto di due amici, che riuscirà a salvarlo e insieme uccideranno tutta la banda dei vampiri. Ragazzi Perduti fu prodotto da Richard Donner. Venne girato in 3 settimane nel giugno del 1986, principalmente nella cittadina di Santa Cruz in California. Il budget del film era di 8 milioni e mezzo di dollari, ma alla fine il successo sarà tale che arriverà ad incassarne 32. Nel film recitano Carey Haim e Carey Feldman, che da lì in poi avrebbero lavorato insieme in molti film, diventando conosciuti come i due Careys. Inizialmente la storia doveva avvicinarsi a quella di Peter Pan, ma alla fine l'unico riferimento rimasto è nel titolo The Lost Boys. Ragazzi Perduti vinse il Saturn Award come miglior film horror. Ebbe 2 sequel usciti entrambi direttamente in video, il primo che uscì nel 2008 intitolato Ragazzi Perduti 2 la tribù, il secondo uscito nel 2010 è intitolato Lost Boys The First. In entrambi i film Carey Feldman ha ripreso il ruolo di Edgar Ranocchi. Per i 30 anni dall'uscita del film è stato anche realizzato un cortometraggio dal titolo Lost Boys The New Breed. Sono davvero tantissime le curiosità legate a questo film, ma avremo modo di tornarci spesso anche perché la sua colonna sonora merita davvero tantissimo e quindi avremo tante occasioni di parlare di Ragazzi Perduti per presentare anche le sue meravigliose canzoni, che sono letteralmente una più bella dell'altra. La canzone che vado a presentare adesso è diventata un super cult anche grazie al fatto che è presente nel film, perché c'è una scena dove il cantante la esegue. La canzone di cui vi sto parlando è I Still Believe di Tim Cappello, che è una cover del gruppo The Call che aveva rifiutato di apparire nel film. Tra l'altro la versione originale dei The Call si sente nel film del 1986 The Whoopi Boys. Ma adesso prepariamoci ad andare ad una super festa in spiaggia per ascoltarci I Still Believe. We'll be right back.
Tutte le più incredibili curiosità sui film e le canzoni che hanno reso indimenticabile il cinema degli anni Ottanta. Dai grandi classici alle canzoni più rare mai trasmesse prima. Siete pronti a tornare negli anni Ottanta? What a Feeling! Un fantastico viaggio nelle colonne sonore e nei film degli anni Ottanta. Allacciate le cinture della DeLorean, che si parte! E noi infatti siamo già partiti con questa puntata super esplosiva. E adesso è arrivato il momento che preferisco, il momento del film rarissimo. Il film di cui vi parlo adesso è talmente raro che non è nemmeno mai uscito in Italia. Sto parlando di Lovable Zenith 2, un film tedesco, anzi per essere precisi un film della Germania occidentale, diretto da Holm Dressler ed uscito nel 1988. Ha una trama completamente diversa rispetto al primo film della serie, uscito nel 1987, col titolo sempre di Lovable Zenith, ma vede il ritorno degli stessi tre interpreti, gli attori tedeschi Thomas Gottschalk ed Helmut Fischer e il mitico rumorista americano Michael Winslow, reso già celebre dalla serie di Scuola di Polizia. La divertente trama del film ha inizio nel 2038 e parla di due impiegati di un ufficio brevetti che dopo aver scoperto il prototipo di una macchina del tempo, decidono di usarla assieme ad un guardiano notturno per tornare indietro nel tempo e impedire così alla futura madre del loro odiatissimo capufficio di concepirlo. Atterrano così alle Isole Canarie nell'estate del 1988, dove conosceranno la bella Sandy ed escogiteranno mille diavolerie per sbarazzarsi dei suoi corteggiatori, tra i quali c'è anche il grandissimo David Hasselhoff di Supercar e Baywatch. Si accorgeranno però troppo tardi di aver sbagliato persona e di non aver sorvegliato abbastanza l'intraprendente guardiano notturno Ronnie. La protagonista del film è interpretata da Deborah Shelton, che aveva già partecipato a tantissime celebri serie TV dell'epoca come Dallas, Riptide, Love Boat, Cin Cin, Professione Pericolo, Fantasylandia e TJ Hooker. Tra l'altro la ricordiamo anche nella parte di Gloria Revelle in Omicidio a luci rosse di Brian De Palma. La colonna sonora di Lovable Zenith 2 è arricchita da celebri brani di Whitney Houston, Billy Ocean, Taylor Day, Jennifer Warnes e soprattutto dalla splendida canzone Only a Fool del gruppo rock scozzese Strangeways, che ora andiamo ad ascoltare.
Ditemi la verità, l'avevate mai sentita prima questa meraviglia? Il bello di What a Feeling è proprio questo, farvi sentire canzoni veramente, veramente rare, oltre naturalmente ai classici. Ed è proprio un classico quello che andiamo a ascoltarci fra poco e fa parte di un film che anche questo è veramente importante nella cinematografia degli anni 80 e non solo. Sto parlando di Mad Max Oltre la Sfera del Tuono del 1985, che è il terzo capitolo della serie di Mad Max, iniziata nel 1979 con Interceptor e proseguita nel 1981 con Interceptor Il Guerriero della Strada e con i capitoli successivi recenti Mad Max Fury Road del 2015 e l'attuale Furiosa e Mad Max Saga del 2024, tutti quanti diretti dal regista australiano George Miller. Mad Max Oltre la Sfera del Tuono rivede come protagonista l'ex poliziotto e guerriero Max Rokatansky, interpretato sempre da Mel Gibson, che giunge stavolta nella città di Bartertown, governata dalla spietata regina Haunty Entity, interpretata da Tina Turner. Dopo essere stato bandito dalla città e messo in esilio, Mad Max verrà salvato da una tribù di bambini, che sono in cerca della città del domani. Con l'aiuto di Max riusciranno a trovarla, scoprendo che è la Sydney del futuro, ormai ridotta ad una città fantasma sconvolta dalle tempeste di sabbia. Questo fu il primo film della serie a non essere prodotto da Byron Kennedy, rimasto ucciso in un incidente in elicottero nel 1983, quando il film era ancora in fase di pre-produzione. Infatti il film è dedicato alla sua memoria. Dopo la morte di Kennedy, il regista George Miller, ancora sconvolto dal dolore per la perdita del suo amico, era titubante a proseguire e allora chiese a George Ogilvy, con il quale aveva lavorato qualche anno prima nella miniserie televisiva The Dismissal, di aiutarlo a co-dirigere il film. Le riprese di Mad Max Oltre la Sfera del Tuono furono fatte principalmente nella città mineraria di Coober Pedy, con i set per Bartertown situato in un vecchio inceneritore presso Sydney. Per il campo base della tribù dei bambini invece furono utilizzate le Blue Mountains. Ulteriori riprese hanno avuto luogo tra le dune sabbiose di Pauai nelle Filippine. In origine il film non doveva far parte della serie di Mad Max, ma doveva essere un film post-apocalittico basato sul Signore delle Mosche, con una tribù di bambini che viene trovata da un adulto. George Miller suggerì allora che fosse Max l'uomo che li trovava e così prese forma questo terzo capitolo della saga di Mad Max. Inoltre la trama del film si basa anche sul romanzo di Russell Hoban intitolato Ridley Walker, che narra di un eroe che viaggia in un'Inghilterra post-apocalittica. Anche il film del 1982, The Atomic Cafe, fu una fonte di ispirazione, tanto che nella città di Bartertown appare un'insegna luminosa indicante il titolo di quella pellicola. Nella scena della centrale elettrica di Bartertown, fra l'altro, furono utilizzati circa 600 maiali. Per evitare che l'acquisto di una tale quantità di animali danneggiasse il mercato delle carni suine, furono tutti noleggiati da un allevatore di maiali.
Nella parte della regina Haunted Entity troviamo una perfetta Tina Turner che dovette radersi la testa perché la celebre e vistosa parrucca si adattasse correttamente. Inoltre la maglia d'acciaio che indossava pesava oltre 55 kg. Inizialmente per la parte era stata considerata Jane Fonda. La colonna sonora del film fu composta da Maurice Jarre. Sono presenti anche due canzoni di Tina Turner però, One of the Living e la famosissima We Don't Need Another Hero. La canzone ebbe un successo fenomenale, tanto che fu candidata al Golden Globe e raggiunse la seconda posizione nelle classifiche statunitensi subito dopo St. Elmo's Fire di John Parr. Fu registrata a Londra con un coro della King's House School, che includeva anche il futuro giocatore inglese di rugby Lawrence Dallaglio. Il potentissimo assolo di sax fu suonato da Tim Cappello, che abbiamo già incontrato in Ragazzi Perduti. Children say, we
Siete disturbati dalle canzoni di oggi nel pieno della notte? Provate un senso di nostalgia per il cinema e la musica degli anni Ottanta? Voi o i vostri familiari avete mai visto film di quel decennio? Se la risposta è sì, non esitate! Accendete la radio e ascoltate What a Feeling! Un fantastico viaggio nelle colonne sonore e nei film degli anni Ottanta! Siamo pronti a credere in voi! Il nostro viaggio prosegue adesso con un film del 1987, anche questo veramente poco conosciuto. Si tratta di Mamma ho acchiappato un russo, noto anche come Gli acchiapparussi, che fu diretto da Rick Rosenthal, regista anche di Halloween 2. La trama parla di tre ragazzini americani, figli di militari, che scoprono che nel loro rifugio segreto, in un isolotto a largo di Key West, si trova un soldato russo scampato ad una tempesta. Inizialmente i tre bambini avranno molta ostilità verso questo soldato, ma presto diventeranno amici e questo soldato li aiuterà a sventare il furto di un dispositivo di sorveglianza dell'esercito americano da parte di due suoi commilitoni. Nel ruolo di Misha, il soldato russo, troviamo Whip Hubley, che l'anno prima aveva lavorato in Top Gun nel ruolo di Hollywood. I tre ragazzini sono invece interpretati da Stefan De Salle, che farà però soltanto un altro film dopo questo, Causa d'amore, nel 1988, Peter Billingsley, che era diventato famoso nel 1983 per il ruolo di protagonista nel super cult americano Una storia di Natale, e infine troviamo un giovanissimo Joaquin Phoenix, che nel 1987 aveva comunque già al suo attivo ben 12 film e serie TV, dove appariva con il nome di Leaf Phoenix. Mamma ho acchiappato un russo, il cui titolo italiano originale alla sua uscita era Gli acchiapparussi, fu rinominato così a seguito del successo di Mamma ho perso l'aereo, così come tantissimi altri film non legati alla serie di Home Alone. Mamma ho acchiappato un russo uscì in piena guerra fredda e fu uno dei primi film a dare un messaggio di pace e distensione tra le due superpotenze dell'epoca, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, così come aveva iniziato a fare Stallone con il suo celebre discorso finale in Rocky IV. La colonna sonora del film fu affidata a James Newton Howard e nel film si possono sentire anche le canzoni Perfect World dei What If, che nel 1991 fu ricantata dagli Alias e inserita nella colonna sonora di Non dite a mamma che la babysitter è morta, e la splendida We Can Have It All di Joe Bruce and the Second Avenue. Questo gruppo era composto da Bruce Sudano, marito di Donna Summer, e da Joe Esposito, che appare in tantissime colonne sonore degli anni Ottanta, come quella di Flashdance, Stayin' Alive, Karate Kid o Il Principe Cerca Moglie. Ma adesso deponiamo le nostre armi e prepariamoci ad un incontro pacifico e amichevole con un soldato russo sulle note della bellissima We Can Have It All di Joe Bruce and the Second Avenue.
sentite il vero e autentico sound degli anni Ottanta. Vedete, il bello di What a Feeling è che non si tratta di una trasmissione distaccata, dove si racconta in maniera distaccata appunto il cinema e la musica degli anni Ottanta, ma quello che sto cercando di fare e che spero di riuscire a trasmettere è proprio questa immersione totale in quel decennio, proprio come se lo stessimo vivendo in questo momento. E grazie a queste meravigliose canzoni, e molte di queste sono purtroppo sconosciute, che cerco proprio di trasmettervi questa sensazione di vivere completamente gli anni Ottanta, così come piace viverli a me. Finora abbiamo esplorato tantissimi film, soprattutto americani. Ma adesso, cari amici, è giunto il momento di introdurre il primo film italiano di cui vi parlo in questa trasmissione, qui su What a Feeling. E naturalmente dovevo iniziare con il film italiano che ha la colonna sonora in termini di canzoni più bella di sempre. La nostra DeLorean ci porta infatti adesso al 1983, alla scoperta del mitico Vacanze di Natale. Ivano, fai volare l'audio sul te. Via della Sfiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing. E questa è una delle tantissime battute famose di questo super super cult, che fu diretto da Carlo Vanzina nel 1983 e divenne subito un successo fenomenale, inaugurando persino un fortunatissimo filone cinematografico di film comici di Natale qui in Italia, i cosiddetti cinepanettoni. La celebre trama del film ruota attorno ad una serie di personaggi che provengono da varie parti d'Italia e che si ritrovano tutti a Cortina d'Ampezzo per le vacanze di Natale. Tra storie d'amore che iniziano e finiscono, tradimenti, amicizie e divertentissime avventure sulla neve, il film è un perfetto spaccato dell'Italia di quegli anni. Uscito sull'onda del successo del precedente Sapore di mare, di cui ne è una sorta di versione natalizia e contemporanea, il film fu il primo instant movie italiano, in cui i fatti narrati si svolgono nel presente dello spettatore. Le riprese durarono circa 5-6 settimane e furono fatte nell'autunno del 1983 a Faloria e Cortina. Per simulare la neve, dove non era ancora presente, fu messa della schiuma bianca, del cotone sui tetti o dei lenzuoli nei campi lunghi. La scena in cui Mario Brega riceve una palla di neve in testa fu improvvisata e la reazione dell'attore fu così divertente che fu deciso di lasciarla nel film. In due scene di Vacanze di Natale fa una piccola parte anche Moana Pozzi. Al termine della prima proiezione, il produttore De Laurentiis era convinto che il film non avrebbe affatto funzionato e invece si sbagliò, perché ebbe un successo notevole che crebbe ancora di più negli anni, diventando uno dei più grandi film cult italiani di sempre. Come dicevo prima, Vacanze di Natale ha anche una straordinaria colonna sonora, che è considerata praticamente la più bella colonna sonora di un film italiano degli anni Ottanta, e aggiungo io e non solo, e vanta un numero enorme di hits dell'epoca. Ci sono canzoni di Venditti, Anna Oxa, De Crescenzo, Ferradini, Vasco Rossi, Marcella e tantissimi tantissimi altri. Quello che però andiamo ad ascoltare adesso è la canzone dei titoli di testa, Moonlight Shadow di Mike Oldfield. Il brano fu cantato da Maggie Reilly, che aveva fatto anche tante altre canzoni di Mike Oldfield, anche se in origine una sua prima versione, col titolo di Midnight Passion, era stata incisa da Hazel O'Connor. Pensate che persino Enya era stata contattata per incidere la canzone, ma dovette rifiutare per motivi contrattuali. L'ispirazione per il testo fu il film Il Mago Houdini, in cui il protagonista tentava di contattare il celebre mago dall'aldilà. Si pensa anche che ci sia un riferimento all'omicidio di John Lennon, ma questa versione in realtà è stata smentita dallo stesso Mike Oldfield. Moonlight Shadow fu inserita nel suo album del 1983 Crisis e venne rilasciata come singolo il 6 maggio di quell'anno. Il successo fu davvero travolgente e la canzone raggiunse la vetta di molte classifiche europee, diventando presto il più grande successo di Mike Oldfield. Ma adesso, come diceva Guido Nicheri, sole, whisky e sei in pole position, quindi lanciamoci sulle vette innevate di Cortina sulle note di Moonlight Shadow. Saturday night, far away.
tutte le più incredibili curiosità sui film e le canzoni che hanno reso indimenticabile il cinema degli anni Ottanta. Dai grandi classici alle canzoni più rare mai trasmesse prima. Siete pronti a tornare negli anni Ottanta? What a Feeling! Un fantastico viaggio nelle colonne sonore e nei film degli anni Ottanta. Allacciate le cinture della DeLorean, che si parte! E dopo esserci fatti le nostre belle risate con Vacanze di Natale, di cui vi ho raccontato diversi aneddoti e retroscena, adesso rimaniamo sempre nel filone comico con l'esilarante Top Secret del 1984. Il film fu scritto e diretto dal celebre trio di sceneggiatori e registi Zucker, Abrams, Zucker, che erano diventati già famosi con L'aereo più pazzo del mondo nel 1980 e con la serie Quelli della pallottola spuntata del 1982, da cui verrà tratta la celebre trilogia cinematografica della pallottola spuntata a partire dal 1988. I tre si incontrarono all'Università del Wisconsin-Madison e formarono il gruppo teatrale Kentucky Fried Theater. Con questo gruppo scrissero il film comico episodi Ridere per ridere nel 1977, che fu diretto da John Landis. Ma è Top Secret del 1984 che io considero personalmente il loro più grande capolavoro. La trama si svolge in piena guerra fredda, quando il cantante americano di surf rock Nick Rivers viene invitato per errore ad un festival musicale nella Germania dell'Est. Dopo aver incontrato la figlia di uno scienziato sequestrato dal regime tedesco per realizzare una nuova arma, i due, assieme ad un gruppo di improbabili partigiani, si ritroveranno coinvolti in una serie di situazioni divertentissime sempre più assurde. Il film è talmente ricco di gag che addirittura in alcune scene ce ne sono contemporaneamente sia in primo piano che sullo sfondo della scena. Ad interpretare Nick Rivers troviamo uno straordinario Val Kilmer, qui al suo esordio cinematografico. I registi del film lo avevano notato nella pièce teatrale Slab Boys con Sean Penn e Kevin Bacon. Val Kilmer lì si era fatto notare dal pubblico quando apparve sul palco vestito da Elvis Presley, e quindi i registi pensarono bene che poteva essere il personaggio adatto per interpretare questo cantante che arriva nella Germania dell'Est nel nostro Top Secret. Nel cast del film ci sono anche attori veterani del grande schermo come Omar Sharif, Michael Goog e Peter Cushing, il quale sarà protagonista di una delle scene più famose del film, quella della libreria svedese. La scena fu interamente girata con un unico complesso piano sequenza, riprodotto poi al contrario, per simulare la lingua scandinava del proprietario, ma evidenziando poi in modo estremamente comico il fatto che la scena era proprio stata girata al contrario, e infatti alla fine si vedono i due protagonisti che risalgono su lungo la pertica e c'è anche un cane che corre all'indietro. La trama di Top Secret è principalmente una parodia del film del 1944 I cospiratori con Eddie Lamar. Top Secret sarebbe dovuto uscire l'8 giugno del 1984, ma i produttori lo slittarono al 22 giugno, temendo la concorrenza di Ghostbusters e Gremlins che erano usciti proprio l'8 giugno. La splendida colonna sonora del film attinge a piene mani a tutta una serie di successi surf rock anni 60, soprattutto dei Beach Boys. La canzone dei titoli di testa, Skid Surfing, è infatti un medley parodia di Surfing USA, Fan Fan Fan, Little Honda, California Girls e Hawaii, proprio dei Beach Boys. A cantarla fu proprio lo stesso Val Kilmer, che fra l'altro nel film si esibisce anche in spettacolari numeri di ballo. Quindi non ci resta che armarci di fucile e correre sulle spiagge della California sulle note di Skid Surfing di Nick Rivers. Everybody had a 12-gauge and a surfboard too. You'd see them shooting and surfing, hear the Malibu. Because it's totally bitchin', riding waves to blast me pigeons. And it's no need shooting ski while you're riding out the heavies all day. First wave, don't get tired. Second wave, aim higher. Third wave, pull it higher. Speed surfing, it's alright. We're waxing down our surfboards and loading up our traps. Tell the teacher we're shooting
never coming back. I've got a gun rack in my Chevy for when the surf and the flak get heavy. And we'll have fun with our guns till a lifeguard takes our ammo away. First wave, don't get beside the turn. Second wave, aim high. Third wave, pull on the side. Second wave, pull on the strap. Third wave, how is that? It's alright. Sharing sunsets with my favorite girl. When we shoot the curl, we really shoot the curl. First wave, don't get us tired. Second wave, second wave, pull up the trap. Third wave, how's that? I wish they all could be double barrel. Wish they all could be double barrel guns. Skeet, 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 skeet. Sulle note di Skeet Surfing ci avviamo verso l'ultimo film di questa quinta puntata di What a Feeling. La nostra DeLorean per questa ultima tappa di oggi ci porta nel 1987 alla scoperta di un film davvero molto molto bello, Over the Top con Sylvester Stallone. Il film fu diretto da Menahem Golan, regista e produttore di origine israeliana che con il cugino Yoram Globus nel 1979 rileverà la compagnia di produzione in fallimento Cannon Films, arrivando a produrre 135 film, specialmente B-movies, e la compagnia resterà attiva fino al 1994. Tra i film più celebri della Cannon ci sono Rombo di Tuono, I Dominatori dell'Universo, Superman 4, Delta Force, Senza Esclusione di Colpi e soprattutto Over the Top. La trama del film parla del camionista Lincoln Hawke, interpretato da Sylvester Stallone, che dopo aver lasciato sua moglie e suo figlio Michael quando era ancora in tenera età, a causa del rapporto burrascoso col suocero, avrà ora la possibilità di riscattarsi accompagnando il figlio al capezzale della madre morente a causa di un male incurabile. Il lungo viaggio attraverso gli Stati Uniti sarà molto difficile, a causa anche del rancore del ragazzo verso il padre. Dopo una serie di disavventure che porteranno Lincoln Hawke a scontrarsi con il suocero perdendo anche il suo camion, riuscirà a vincere il campionato mondiale di braccio di ferro conquistando il ricco premio in palio, un camion nuovo, e riconquistando soprattutto l'amore del figlio. Il film, che fu una coproduzione, costò 25 milioni di dollari, di cui 12 andarono a Stallone. Lui infatti era molto scettico all'inizio se partecipare a questo film, e quindi i produttori cominciarono ad aumentargli il cachet finché Stallone accettò. Nel 1988 Over the Top vinse il premio come miglior film per le famiglie agli Young Artist Awards. C'è una curiosità legata al camion di Hawke, infatti lo si può vedere nel film Il piccolo grande mago dei videogames del 1989, in cui in una scena si vede appunto il camion con la scritta Hawke Hauling. Nonostante Over the Top divenne ben presto un cult, ed è veramente, secondo me, un film molto molto bello nella filmografia di Stallone, lui però non fu contento del film, perché avrebbe preferito un'ambientazione più urbana con toni più drammatici, soprattutto nella scena del campionato di braccio di ferro. A proposito, in quella scena, tra le comparse del film, c'è l'italiano Domenico Cirillo, che fu campione mondiale di culturismo negli anni 90. Si fregiò del titolo di Mister Universo e fu anche per tre volte vice campione del mondo di braccio di ferro. Il film fu girato in diverse location degli Stati Uniti e l'accademia militare che si vede all'inizio e che è frequentata dal figlio di Stallone nel film è il Pomona College a Claremont in California. Anche in questo caso la colonna sonora di Over the Top è assolutamente straordinaria.
uscì il 13 febbraio del 1987 e fu prodotta da Giorgio Moroder. Al suo interno ci sono canzoni di Kenny Loggins, Robin Zander, Frank Stallone, Eddie Money, Sammy Hagar e molti molti altri. Il tema strumentale che accompagna la sequenza del campionato di braccio di ferro, The Fight, fu composto da Giorgio Moroder ed è quello che andremo ad ascoltarci in chiusura di questa puntata. Prima di salutarci però vi ricordo che tutte le canzoni che sentite su What a Feeling, sia in questa puntata che naturalmente anche nelle altre, le potete trovare nel canale YouTube 80s Movies Soundtracks. E se amate gli anni 80, non perdetevi il canale Starlight Video Productions, dove troverete tantissimi tributi ai film degli anni 80, come la serie The Fantastic Journeys. Bene amici, anche questa puntata è finita, io vi lascio a The Fight di Giorgio Moroder, il tema strumentale di Over the Top, e vi do appuntamento alla prossima puntata. Dalle Starlight per oggi è tutto, ciao!